Partecipata come di consueto, si è tenuta ieri la tradizionale camminata rosa, giunta ormai alla sua 10ª edizione. L'iniziativa del senologo Carlo Iannace e delle associazioni per sensibilizzare alla prevenzione del cancro al seno continua a raccogliere grande attenzione. Il fiume Rosa ha percorso la strada che porta da Mercogliano ad Avellino. Massiccia la presenza di sindaci e amministratori in marcia, tra gli altri i primi cittadini di Avellino, Laura Nargi, di Montefalcione, Angelo Antonio D'Agostino e di Atripalco. Da Antonio Spagnuolo. Per la regione presente il vicepresidente Fulvio Bonavitacola. Nargi ha accolto il lungo serpentone davanti al centro dell'autismo di Avellino a sottolineare l'impegno dell'amministrazione ad aprire la struttura il prima possibile. Soddisfatto ed emozionato, Carlo Iannace ha ribadito l'importanza del messaggio che ogni anno la manifestazione lancia. È stato un anno abbastanza intenso, però finisce con la 10ª camminata che per noi rappresenta veramente una tappa veramente importantissima, perché segna di un percorso che comunque è iniziato tantissimi anni fa. Nessuno ci credeva, all'inizio pensavamo che poteva essere solo una matera, invece poi alla fine è diventato sempre più un appuntamento più importante. E vedere la città di Mercogliano e anche quella di Avellino con tutte le magliette appese alle finestre è stato qualcosa di emozionante stamattina, penso anche per voi, perché vedere un'accoglienza così penso non... È veramente particolarmente bello, anche perché capisci che la camminata è diventata parte della città. La camminata viene fatta con tutto ciò che vuol dire la beneficenza delle persone, ma soprattutto il volontariato di tante persone che comunque dedicano il loro tempo alla nostra iniziativa. Perché per fare questo vuol dire c'è bisogno di tutto un mondo che comunque sta... comunque lavora intorno a noi e comunque ha ogni giorno il loro supporto, vedete dai commercianti, dalle persone che comunque per strada raccolgono l'invito della prevenzione, quindi vuol dire che comunque magari con questa maglietta qualcuno oggi farà gli esami. Io simbolicamente quest'anno per la prima volta ho voluto accogliere il sindaco di Mercogliano, il dottor Iannace e tutta la marcia davanti al centro per l'autismo per simboleggiare l'apertura prossima del centro per l'autismo che per troppo tempo è stato chiuso. Noi l'abbiamo riconsegnato alla città finendo i lavori, adesso stiamo ultimando l'antincendio, quello che praticamente della questione ultima con il commissario prefettizio. Io ritengo che il dottor Ferrante abbia ragione, noi dobbiamo consegnare l'intera struttura per poi dopo affidarla all'ASL e l'ASL insieme a noi saprà fare bene per i nostri ragazzi. 10 anni di impegno e di abnegazione del dottor Iannace e delle associazioni che rendono straordinaria questa manifestazione, perché ovviamente non si riduce solo a un giorno, queste sono praticamente un anno di impegno del dottore che si impegna per la prevenzione, per mantenere alta l'attenzione su questo tema. Le donne sono dei leoni, il coraggio delle donne fa affrontare ogni difficoltà e in questo caso la malattia, perché noi stiamo sfilando insieme a donne con una determinazione e con una passione straordinaria. Io sono fiera di rappresentare le donne di Avellino, dell'Irpinia, siamo insieme ai tanti colleghi qui che marciamo con amore e convinzione.